ancora il 97, posizione regolare. Silva, palla largata su Scapuzzi, subito possibilità anche per la squadra di Parlato. La palla al centro, Maianti. Giro palla. Attenzione qui, la palla che rimbalza e poi esce dal nulla. Dietro lo Monaco, è consigliato appunto il giovane centrocampista alla realtà lombarda. Qui Ndoye di prima, tocca molto bene, poi una sportellata ovviamente, sta dimostrando anche oggi. Dall'altra parte Chernezzo, c'è solo Recino vicino a lui, arriva di rincorsa anche D'Agostino. Chernezzo, c'è anche il fondo, qui Recino viene a direzione limite dell'area piccola, destinazione Corradi. Attenzione a Corradi che poi si inventa questa stremo fischia, anzi no, ha indicato a Recino di alzarsi. Cross al centro, Maianti con un pugno molto bravo. Un attimo, contrasto sul pallone, molto meno qui evidentemente, cartellino giallo per D'Agostino. 5 a saltare, 2 più 3, un minuto di recupero intanto segnalato per i ragazzi di Parlato. Qui cerca la porta, 2006, Silva somma, intanto qui proseguiamo. Bassanini prova a entrare, Bassanini, 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 è il suo momento. Chernezzo che sceglie il fondo, lo cerca, lo trova Recino, sponda destro, ribattuto, chiama un fallo di mano qui Artio, che si mette tutto se stesso per tenere il pallone in campo e ci riesce. Poi recupero palla ancora D'Agostino, appoggio Recino, posizione regolare, Recino tocca male questo pallone col gol, ancora per i biancorossi che ne ha ora, ne hanno ora nelle gambe e nella testa. D'Agostino l'appoggio, c'è ancora Bassanini, chiuso Recino, tutti in rima. D'Agostino, non è Rimazzini, ma è posizione regolare, gancia alla grande, c'è anche il destro e poi la palla dentro, 2-0 Piacenza, ancora Bassanini. Al centro il colpo di testa, il gol della Folgore Caratese, ha riaperto i colpi. Caratese che non aveva ancora avuto occasioni nel secondo tempo, qui Wichere Mateng, doppio passo, prova a passare al centro, il pareggio della Folgore Caratese. Vicino a lui, D'Agostino cerca l'uno contro uno, l'invenzione, è il cross, Viscovo sicuro, perde la palla solo per un attimo, Zini, Pallini mantiene il possesso, va a risfidare il 39, Zini, palla incollata al mancino, Zini due volte, Zini, ancora lui, Zini vuole il fondo, cross, deviazione, Viscovo,